l'abbinamento avviene in due modi. C'è l'abbinamento per concordanza oppure l'abbinamento per contrapposizione. La concordanza la si utilizza solo ed esclusivamente con i piatti dolci. Quindi un dolce va abbinato al vino dolce. Poi, ripeto, queste sono delle regole, ma il gusto è soggettivo, quindi non formalizziamoci. Nel senso, il classico panettone, visto che il Natale è passato da poco tempo, classico panettone, voi andate dalla zia Maria che vi offre il panettone e dopo vi dà insieme un calice di prosecco brut. Voi passate da un palato dolce ad un palato estremamente secco, è un suicidio. Quindi la prima cosa che vi viene da fare è proprio stringere i denti, poi magari il secondo calice senza mangiare il panettone va già meglio, perché comunque con il dolce si abbina un vino dolce. Se non siamo amanti del vino dolce c'è sempre il compromesso, andiamo con un vino amabile. Per esempio il prosecco, noi sappiamo che c'è il brut, c'è l'extra dry e il dry. Il dry è il più morbido di tutti e quindi io dico ok, accontentiamo un po' tutti quanti e beviamo un dry, ripeto, con il panettone. Un bel tiramisù, immaginatevi la crema mascarpone deliziosa rovinata drasticamente con un vino secco, con un brut. Non voglio neanche pensarci. Invece l'abbinamento per contrapposizione lo si ha con tutti gli altri cibi, con tutti i cibi salati. Cosa significa? Che se io ho una pietanza con una tendenza amara, vedi radicchio di Treviso, visto che siamo in periodo, io non posso abbinarci un vino molto molto secco, devo abbinare un vino morbido. Quindi non abbino, per esempio, che ne so, un friulano secco, ci abbino, potrebbe essere uno chardonnay che è un po' più morbido, quindi la morbidezza mi va a contrapporsi con l'amaro del radicchio. Se io ho una pietanza dalla tendenza dolce, che può essere, non so, una... adesso cosa mi viene in mente? Zucca, risotto. Ecco, un piatto a base di zucca, grazie dell'aiuto. Che cosa ci abbino? Ci abbino un vino più secco, perché la tendenza dolce deve contrapporsi al secco del vino. Tutte queste belle parole per dire che cosa? Che nel momento in cui io mangio e poi bevo, non deve esserci né il vino che sovrasta il cibo, né il cibo che sovrasta il vino. L'abbinamento perfetto ce l'ho quando le due sostanze, cibo e vino, si armonizzano talmente che uno non prevale sull'altro.